Turn up the music. I was at a gym the other night. I was feeling real good, so the feeling was right. I came to the party for a different kind of action. The next thing I know, I was doing a Michael Jackson. Di Happy Hour, buonasera e ben ritrovati per il nostro consueto appuntamento con l'H Granda e le sue cascine. Storie e storie dal 1456. Negli scorsi appuntamenti abbiamo visto quanto sia importante camminare nella natura e nell'aperta campagna, proprio per arricchire la nostra esperienza. È possibile godere appieno di questi bellissimi paesaggi con attenzione, guardando appunto questi luoghi che attraversiamo di volta in volta e conoscere anche delle storie che non avremmo mai conosciuto. Se poi durante la passeggiata siamo anche accompagnati da guide esperte, questo percorso diventa sempre più bello e la nostra esperienza si arricchisce sempre di più. In studio con noi questa sera abbiamo Barbara Albonico della Fondazione Patrimonio Ca' Granda, coordinatrice del progetto. Ben ritrovata Barbara, come grazie. Stai? Bene, grazie, buonasera a tutti. Bene. Allora, abbiamo detto che è importantissimo, come diciamo, camminare nella natura, nella campagna. Uno degli obiettivi del progetto appunto della Ca' Granda è quello di far conoscere itinerari di questa campagna milanese che, come abbiamo visto, racchiude veramente delle bellezze interessantissime. Oggi parliamo di alcuni percorsi. Ecco, quali sono quelli più importanti? Beh, questa sera volevo parlare di un percorso in particolare che si chiama Sui passi dei Longobardi. È un percorso che segue il filo narrativo storico, ovviamente, ed è un percorso che si potrà fare a piedi, accompagnati da una guida di Four Seasons Natura e Cultura, il nostro partner nel progetto. È un percorso di 16 chilometri che si snoda nella campagna di Morimondo, partendo da Fallavecchia, percorrendo la campagna con tutte delle tappe molto interessanti, sia di ambienti naturali che si possono conoscere, ambienti invece coltivati, cascine storiche, ma soprattutto tre luoghi molto significativi dal punto di vista storico, che sono Morimondo con la sua abbazia, la cascina Basiano e Fallavecchia. Perché questi luoghi sono collegati e inseriti in questo percorso? Perché hanno un'origine molto antica, sono delle fare longobarde, cioè degli insediamenti di origine longobarda fortificati e costruiti con un duplice scopo sia militare che diciamo economico, e si trovano tutti allineati sulla strada Mercatorum, la via dei mercanti, che è una strada di origine addirittura romana e che collega tutti questi luoghi. Per cui diciamo che in questo percorso, accompagnati dalla guida, si andrà a conoscere questo territorio, andando a scoprire proprio quali sono gli aspetti, le origini così antiche che questi luoghi hanno. Quindi questo percorso Sui passi dei Longobardi è un percorso che ci permette appunto di toccare luoghi e monumenti della storia antichissima, ma anche di parlare, cioè di avere contatti con la natura e con le persone che comunque ci vivono in questi, sì, questi perché posti. Perché diciamo che in questo percorso, oltre a questi tre luoghi molto significativi, si attraversano le campagne, quindi paesaggi molto belli, quindi quelli legati sia all'ambiente più agricolo che quelli legati all'ambiente più naturale, perché siamo nel Parco del Ticino, quindi tra Morimondo e il fiume, quindi si incontrano campi coltivati, boschi, aree umide. Tra l'altro c'è un'area umida appena rinaturalizzata con un progetto della Fondazione Patrimonio Ca' Granda proprio vicino a Fallavecchia. Quindi c'è l'opportunità di vedere ambienti molto diversi e soprattutto di conoscere anche le persone del luogo, quindi gli agricoltori, la loro storia, come si prendono cura anche del territorio, anche esatto, e come portano avanti la loro attività con le sfide, insomma, poi che si pongono oggi anche. Assolutamente. Quindi Barbara, volevo vedere a questo punto insieme a te, insieme ai nostri telespettatori, una delle tappe di questo itinerario bellissimo, che è praticamente l'agriturismo Cascina Lasso, una delle cascine storiche appunto della Ca' Granda, che si trova a Morimondo. Vediamolo insieme.
La nostra è un'azienda agricola e agrituristica, agricola perché sin dalle origini, mi riferisco al 1910 quando iniziarono l'attività agricola i miei nonni e poi successivamente i miei genitori, arrivando sino all'incirca agli anni 80 quando l'azienda comincia a fare le prime evoluzioni o comunque i primi cambiamenti. Dismessa l'attività zootecnica, ci siamo trovati di fronte alla necessità di un recupero globale dei fabbricati, cercando di dare agli stessi una destinazione economica che rendesse sostenibile il recupero stesso. E da lì iniziamo con l'attività agrituristica. I primi passi furono quelli della realizzazione e della ristrutturazione della vecchia stalla delle bovine da latte in scuderia per cavalli. Successivamente abbiamo pensato di andare avanti, diciamo, con quel percorso di recupero dei fabbricati e abbiamo preso in considerazione anche le vecchie case dei salariati per realizzare il ristorante agrituristico. Qui ci troviamo in un impianto di piccoli frutti, mirtilli, lamponi e more, che unitamente, diciamo, alla coltivazione cerealicola abbiamo associata e per l'autoconsumo e per la trasformazione e una vendita diretta relativamente a marmellate. All'autoconsumo perché tendenzialmente oltre alle marmellate che utilizziamo per i dolci usiamo proprio gli stessi piccoli frutti per farcire le nostre torte che poi serviamo ai nostri commensali. Sempre con quel percorso di recupero con cui siamo partiti, abbiamo realizzato nell'ambito appunto della stessa azienda anche un laboratorio per la produzione di insaccati, quindi di trasformazione. L'azienda, ecco, oltre ad essere, come ho detto, agrituristica, è anche cerealicola. L'azienda è un'azienda di 73-74 ettari che produce, diciamo, prettamente riso, tra cui carnaroli ed altre varietà di pregio. La mia realtà può essere una testimonianza di quanto comunque utile è stato questo percorso perché ci ha permesso comunque di raggiungere tutti quegli obiettivi prefissati all'inizio. Ecco. Oggi è venuto il momento di cambiare. I mercati stessi sono cambiati, le condizioni sono cambiate, per cui per sostenere, per poter essere competitivi con le sfide che ci troviamo di fronte oggi ma anche nei prossimi anni, sicuramente dobbiamo essere più imprenditori, più capaci di valorizzare ciò che sappiamo fare, quindi di produrre qualità e far sì che il nostro consumatore finale venga direttamente in azienda ad acquistarle. Ecco. Rieccoci, allora Barbara, in tutti gli itinerari di cui abbiamo parlato, diciamo, che si potrebbero trovare, diciamo, dei percorsi diversi, percorsi nella natura ma anche percorsi non gastronomici. Sì, perché il bello di questi itinerari è che permettono di scoprire questi luoghi attraverso una lente sempre nuova, quindi uno stesso percorso può essere rifatto in maniera completamente nuova se noi vogliamo seguire ad esempio il filo dell'ambiente, della natura, quindi soffermarsi per conoscere meglio gli aspetti degli ambienti che ritroviamo in questo territorio, qual è la fauna che ospita, qual è il tipo di vegetazione, osservare quindi la natura permette di ripercorrere questo itinerario in modo completamente nuovo. Allo stesso modo, come abbiamo visto, ci sono aziende agricole produttive, potremmo dedicarci alla gastronomia, alle produzioni locali e quindi al riso, al latte, ai formaggi, fare una sosta in un agriturismo per mangiare. Quindi diciamo che le variazioni sono veramente infinite, quelle che si possono fare. Quindi tantissime cose da vedere, tantissime cose da scoprire.
sicuramente saranno in tanti a fare queste, questi itinerari, a vedere questi bellissimi posti, anche perché sta arrivando comunque la stagione sì, più migliore bella. Per andare in campagna, sicuramente. Assolutamente. Sì. Barbara, io ti ringrazio per essere stata qui con noi, ringrazio anche voi amici da casa e vi auguro una buona serata. Turn up the music.